facciamo vedere. Finalmente come facciamo la nostra salsina per il sushi. La salsina fatta con quella verde che avete visto nei videovlog. Allora, comunque noi l'abbiamo preso questa idea dal ristorante giapponese e l'abbiamo poi reinventata a modo nostro, insomma, cercando di copiarla, però viene buona. Allora ci mettiamo la rucola, vero? Che l'ho lavata, sciacquata e lavata. Poi ci mettiamo il basilico in minore quantità. E poi che cos'altro? Io chiedo al mio aiutante, perché in verità è Max che ha inventato questa salsina. Poi ci vuole l'aglio, giusto? Mm. Però di aglio no, quante ne mettiamo? Mezzo, è troppo. Uno sì. Secondo me ci vuole. No, non è proprio uno, un po' meno di uno. Poi si mette, badate bene, pomodoro, salsa di pomodoro, due cucchiai. Poi si mette olio extravergine d'oliva, vabbè, olio extravergine d'oliva, di olio e di sale ce ne vuole un po' in più, perché è proprio quello che dà il condimento, quindi ne inizio con mettere un paio di cucchiai e poi dopo man mano lo aggiungo, comunque non lesinate perché ci vuole l'olio, e questa è una salsina che è buonissima. Ok. Ok. Poi ci metto il sale, sale. Metto un bel cucchiaino pieno pieno, ci vuole il sale, ok, e poi un po' di limone, ce ne vuole tanto, mettetene prima un po' così e poi dopo tipo assaggiate e vedete com'è, perché non deve essere troppo aspra. Ok, pare che abbiamo messo tutto, abbiamo dimenticato qualcosa, allora, vediamo. Facciamo così, assaggiamo e vediamo, ci piace. Buonissima! Ma sai che è venuta ancora più buona, ti giuro! Assaggio! Buonissima! È scemo! Che dici? È proprio lei! Che ci manca? Ma metti un po' di salsa di soia. Ok, un po' di salsa. Non è che viene troppo salata, già la salsa salata. No, dobbiamo aggiungere poi un po' di rucola. Se... Ok, aggiungiamo un po' di rucola. Ok, fai vedere, abbiamo aggiunto un po' di rucola perché la rucola è il sapore predominante, quindi veramente ce ne vuole tanta. Poi aggiungiamo un po' di salsa di soia, non tanta perché sennò viene salato, poi casomai lo aggiungiamo al momento la salsa di soia, quindi io direi di mettere solo un cucchiaino. Poi non dimenticate tabasco, un po' di peperoncino perché deve dare un sapore un po' piccante, quindi poi decidete voi. Io preferisco mettere il tabasco, poi vedete voi cosa mettete. Ok, a questo punto andiamo a mescolare di nuovo. Guardate che non deve venire proprio troppo sottile, anche un po' insomma granulosa va bene. E voilà! Leggé, gonfé! Aggiungo anche un altro cucchiaio di olio, vi ho detto che lo aggiungo man mano. Ok, è tipo un pesto questa salsina, che va benissimo per accompagnare il sushi e tutte le pietanze orientali giapponesi. Ecco qua, adesso è pronta veramente. Eccola qua ragazze, guardate com'è bella, questa è la nostra mitica salsina, verde ed è buonissima veramente per accompagnare il sushi e in particolare il sushi ma qualsiasi pietanza giapponese, anche il riso, ma perché no, ci potreste anche condire un tramezzino oppure la pasta, insomma è buonissima veramente, provatela e fateci sapere. Salsa by Max e Carlita, un bacione, ciao!